Impegnati dalle 20 di ieri sera, i vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa qui a Pozzo Leone in via San Michele, monossido di carbonio per una coppia e per la bambina di 6 anni. Una storia che ha un po' dell'incredibile, perché il 110% aveva spinto questa famiglia a modernizzare quello che era il tetto, mettendo un'intercapedine alta 40-50 centimetri di cellulosa. Già domenica scorsa erano ricorsi al pronto soccorso, alla cura dei sanitari, perché si sentivano male, quindi si era capito che qualcosa non andava e che in effetti i parametri del sangue davano dei risultati non perfetti. Quindi da domenica scorsa si è cercato di vedere tutto quello che poteva scaturire monossido di carbonio. Nessuno avrebbe pensato che era quella intercapedine del tetto, quindi quando si è visto che in effetti tutto funzionava a dovere, i familiari sono tornati in casa. E pensate, tutta questa settimana si continuava a stare male, ci ha raccontato la sorella Laura del papà della bambina, e questa mattina veramente il fatto di non poterne più ricorrere alla camera iperbarica, pensate, di Padova, proprio perché il monossido di carbonio trovato nel sangue di questa giovane famiglia era aumentato nel frattempo, perché non si riusciva a capire che cosa fosse. Quindi vigili del fuoco ancora impegnati, vedete il tetto tutto da rifare, anche la mamma e il papà di questa giovane famiglia in questa bifamiliare che abita a lato non può più in questo momento tornare a casa. Ebbene, vedremo quali saranno poi gli sviluppi di questa strana vicenda, che avrebbe veramente potuto portare a tragiche conseguenze.